Marcheno, 3 ore di sopralluogo in fonderia. I carabinieri del RIS e l'anatomopatologa Cattaneo a caccia di tracce. Autopsia sul corpo dell'operaio. Contro l'abbandono delle vaccinazioni, la ASL di Monza pubblica foto shock di bimbi affetti da poliomielite e le percentuali dei vaccinati nelle scuole. Stop ai tagli ai comuni, abolizione del patto di stabilità. I sindaci lombardi riuniti in assemblea chiedono al governo libertà di amministrare. Calcio Serie A, finisce 0-0 a San Siro il derby d'Italia tra Inter e Juventus. In classifica i nerazzurri ancora staccati di un punto dalla Fiorentina. All'Auditorium di Milano, Foodie come natura vuole, un'opera musicale per ragazzi, un omaggio a Expo e un invito ai più giovani a nutrirsi correttamente. Canto. I protagonisti sul palco sono Frutta e Verdura, un'opera musicale per i più piccoli all'Auditorium di Milano all'insegna di Foodie, la mascotte di Expo. Alla fine Expo diventa anche un'opera per ragazzi, Foodie, come natura vuole, presentata e cantata anche dai bambini da 3 a 11 anni all'Auditorium di Milano. La mascotte di Expo 2015, che rappresenta il cibo e insegna anche ai più piccoli a nutrirsi correttamente, fa cantare i suoi amici della buona tavola, Frutta e Verdura. Il libretto è del più amato autore per ragazzi del momento, poeta e scrittore Roberto Piumini. Chi meglio di lei potrebbe raccontare? Beh, non solo perché sono un poeta, ma anche perché sono un mangione. E quindi di cose da mangiare me ne intendo. Ma tra le cose da mangiare, quelle che preferisco sono le parole che si mangiano con le orecchie. Eccomi qui in questa gran cucina, con condimenti, sughini e paste. La storia è quella di un cuoco triste che incontra una pittrice. Il colore, il gusto sano e naturale accendono l'amore in cucina. Il compositore Andrea Basevi ha cucinato un minestrone musicale. Voci soliste e orchestra giovanile del Conservatorio Paganini di Genova. Il pomodoro, per esempio, è una canzone che si rifà alle musiche napoletane del 600, cosiddette ciaccone. Il basilico? Il basilico, c'è il violino solista, lo sentirete, che accompagna il canto. Organizzato dalla Verdi con il sostegno della regione Liguria nell'ambito del progetto Nemogeie, che ha coinvolto le scuole.